Per l'illustrazione della mozione prego consigliera Eleonora Guadagno. Grazie Presidente. All'alba del 17 aprile del 1944, fra meno di una settimana celebreremo l'anniversario, nella borgata Ribelle, nella periferia sud-est di Roma, un reparto di soldati tedeschi compie una violenta irruzione circondando le case e agiscono per dare esecuzione agli ordini impartiti alla comunità cittadina. Ecco cosa recitava l'avviso consegnato alle famiglie. Gli uomini di questo quartiere, dei quali la presenza non è necessaria per la vita della città, saranno chiamati per il servizio del lavoro. Tutti gli uomini dai 16 ai 55 anni devono seguirci. Nell'interesse personale è da portare tutti i documenti personali e dichiarazioni dell'attuale occupazione, scodella, tenuta di lavoro, scarpe, biancheria e viveri. Per fare il bagaglio sono concessi non più di 10 minuti. Tutta la popolazione non deve lasciare le loro abitazioni. Ad ognuno che viene trovato per strada sarà sparato. 683 abitanti furono deportati nel solo Quadraro. Tra di essi il giovane Elio Del Vecchio, che quella mattina, appena sedicenne, per aprirsi una via di fuga attraverso la finestra dell'ammezzato, cadde prigioniero dei soldati e mai rivide casa. Oggi siamo chiamati a revocare queste pagine di storia, perché senza memoria storica una comunità rischia di smarrire il senso profondo della propria identità culturale e civile. Vogliamo attivare una memoria critica, quella memoria che è in grado di selezionare e discernere in base ad un atteggiamento volto a capire la nostra stessa identità, una memoria capace di rielaborare il vissuto e produrre consapevolezza, empatia, sensibilità rispetto a tutti i civili coinvolti nel rastrellamento, perché questa è una vicenda collettiva che coinvolse l'insieme della popolazione romana, i nostri padri, i nostri nonni. È importante far conoscere come anche la gente comune abbia offerto la propria solidarietà per il recupero di una scala di valori alternativi a quelli della guerra. Vogliamo dare atto del coraggioso comportamento del parroco delle trincee, Don Gioacchino Rei, uomo sacerdote di elevate qualità morali e civili, che si prodigò rischiando la propria vita in favore delle vittime del rastrellamento e delle loro famiglie lasciate sole. Un uomo che al di là della sua funzione confessionale si spese completamente per la borgata, sia durante l'azione predatoria, sia nel successivo confronto verso le famiglie dei rastrellati. E oggi siamo orgogliosi di poter dire che andiamo verso il conferimento di una ricompensa al merito civile di Don Gioacchino. Vogliamo ringraziare prima di tutto l'Associazione Nazionale Reduci della Prigionia per l'attivismo dimostrato nella promozione e nell'educazione alla pace, grazie al quale per una volta, attraverso uno studio, una ricerca approfondita, un lavoro enorme di tutti i fondi di ricerca, di tutti i fondi documentari dell'Archivio di Stato e della Prefettura di Roma, si sono cominciate a dare per la prima volta le risposte ai piccoli grandi quesiti posti dai familiari dei deceduti, e per la prima volta scopriamo noi stessi nuovi passi della storia. Grazie. Vorrei solo lasciarvi con le parole di Sisto 40, rastrellato, che all'epoca aveva 20 anni. Avere dei ricordi e farli rivivere è come saper costruire ponti che ci riportano in quella sostanza,
ponti che possiamo attraversare per ricongiungerci e portare qualcosa qui, in me, tra i miei compagni, per farne tesoro e per andare avanti. Grazie.